Sono Marco Pozzolli, responsabile della direzione dei corsi dell'Unit 3 di Saronno. Nel 2010 ha già esposto presso questa sala Nevera. Insieme alle sue opere, venivano esposte anche quelle di 16 suoi allievi dell'Unit 3, Università delle Tre Età di Saronno. Cosa rappresenta per lei l'insegnamento? L'insegnamento è una esperienza validissima perché permette sia a chi insegna sia all'alunno di uno scambio sempre e molto proficuo. L'esperienza che io ho fatto all'Unit 3 è stata un'esperienza straordinaria. È dal 1996 che tengo dei corsi all'Unit 3 di Saronno e diciamo nel 2010, quando abbiamo fatto la mostra con gli allievi qui alla Sala Nevera, è stato un punto di arrivo perché anche gli allievi si sono sentiti molto gratificati da questa esperienza. Esperienza. Anche quest'anno, in occasione di questa mostra, se non sbaglio, ci sarà spazio per l'insegnamento. A chi è rivolto e come sarà articolato, questo tipo di insegnamento in occasione di questa mostra? Sì, il Comune quando ci ha concesso l'utilizzo della sala ha, diciamo, suggerito se eravamo disposti ad avere un corso, un laboratorio per gli alunni delle scuole elementari. Noi abbiamo aderito ben volentieri a questa iniziativa e da martedì 23 ottobre cominciamo questi laboratori con i ragazzi delle scuole elementari. È molto diverso, credo, insegnare agli adulti, quelli che seguono i corsi all'Unit 3, rispetto a quello che è insegnare o organizzare degli incontri specifici tipo laboratorio per i ragazzi. Come intende affrontarlo questo tipo di attività? Sì, i bambini sono molto più liberi che gli adulti. Gli adulti sono un po' bloccati da delle sovrastrutture, da idea che il quadro deve corrispondere a certi canoni, a certe impostazioni, mentre il bambino è tranquillo, lui trasferisce sulla carta. Perché faremo degli acquerelli, useremo la tecnica dell'acquerello, che è una tecnica più immediata, e lui trasferisce le sue sensazioni senza preoccuparsi né della forma né del risultato che verrà. Credo che un discorso con i ragazzi, i bambini, sia sicuramente più stimolante. Forse con gli adulti c'è il rischio che magari le rappresentazioni o quelle che sono le figure che vengono poi realizzate da questi adulti si ripetano un pochettino piuttosto che dare sfogo a quello che è l'esperienza o i sentimenti interni, o sbaglio? No, è vero, io mi sforzo continuamente anche agli allievi di suggerire che siano spontanei e che devono, io posso insegnare loro la tecnica, mentre per quel che sono, diciamo, i temi che devono affrontare devono essere cose che loro sentono profondamente e poi tirar fuori. Il bambino no, il bambino è libero e quindi il bambino, io ho avuto delle esperienze nelle scuole elementari di Misinto, anche nel Comasco, che questi bambini riuscivano a
in una classe di 20 bambine, diciamo, uscivano 20 lavori completamente diversi uno dall'altro, bellissimi, ed avevano anche, diciamo, questo tempo era un tempo che volava, perché con loro non ci si annoiava mai. Non si annoia mai e si impara sempre molto. E si impara sempre molto.